Perché tutto il volere del Signore per il mondo intero è bene e non per male, dice il Signore. Perciò, miei cari, come potete constatare dietro le mie spalle, nel vostro teleschermo, dove il messaggio del giorno è attestato cosa aspetti nell'anno nuovo. E ancora il Signore vi vuole consigliare, siate vigilanti. Cioè, questo è il volere del Signore. Per questo anno nuovo, che ogni persona sia vigilante davanti al Signore. Cioè, miei cari, per volete il Signore, ancora questo giorno leggeremo molti passaggi della parola del Signore affinché il Signore vi possa amministrare e darvi intento di tutto il suo volere per il mondo intero. Ancora per voi, miei cari, che siete in ascolto. E ancora per coloro che non ci ascoltano, e ancora è l'appello del Signore e per il mondo intero. Perciò miei cari, se avete una Bibbia nelle vostre case, vi preghiamo di aprirla insieme a noi e leggeremo per volere del Signore nel Libro di Luca, il capitolo 12, cominciando dal verso 35 fino al 48. E ancora, se il Signore ce lo permette, leggeremo sempre ancora nel Libro di Luca, il capitolo 9, cominciando al verso 23 al 27. E ancora nel Libro di Luca, il capitolo 8, cominciando al verso 16 fino al 18. Perciò, miei cari, spero che i vostri cuori e le vostre orecchie porranno attenzione questa sera alla parola del Signore perché è il volere del Signore che vi vuole cibare e benedire. Perciò, miei cari, ancora dice il Signore che la fede viene tramite l'udire e l'udire della parola di Dio. Perciò, miei cari, se volete crescere nella fede, avete che udire la parola del Signore. E Ancora vogliamo ripetere il testo del giorno del messaggio. Cosa aspetti nell'anno nuovo, miei cari? Molti di voi avrete molti vari pensieri, ma spero che alla fine, dopo aver ascoltato il messaggio del Signore e i suoi consigli, la vostra mente e il vostro cuore sia deviato in un'altra maniera, non come voi volete, ma come il Signore vuole. E qual è il volere del Signore per voi tutti in questo anno nuovo e ancora tutti i giorni della vostra vita? Perciò, cioè, miei cari, ancora ringraziamo il Signore questo giorno che tramite questo programma evangelico il Signore ci sta dando grazia tramite l'internet che potrete ascoltare questi messaggi del Signore in tutto il mondo. E per questo io rendo grazie al Signore, ma non perché il Signore ci usa, ma perché lui possa parlare a ogni cuore a ogni uomo, perché questo è il volere di Dio e ancora Gesù diede questa missione ai suoi discepoli dicendo andate e predicate questo vangelo fino all'estremità del mondo. E quando questo mio vangelo disse Gesù se ha predicato in tutta la terra sappiate che l'ora è vicina. Perciò, cioè, miei cari, ancora per volontà del Signore, il Signore ha fatto che un altro anno è passato. Ma ancora in questo anno nuovo possiamo dire che siamo più vicini al ritorno del Signore. Perciò miei cari, questo è volete Signore. E ancora Gesù disse beati tutti quelli che sono in aspettazione, perché nessuno sa l'ora o il giorno quando il suo Signore ritornerà. Ma siate in aspettazione, non dormite, anzi siate vigilanti. Perciò miei cari, a volete Signore, se avete una Bibbia nelle vostre case, il Signore vi sfida affinché voi possiate essere d'accordo al Signore, affinché il Signore ci dice nel giorno del giudizio, nessun uomo sia svergognato davanti al Signore, che ha seguito dottrine che il Signore non ha mai ammaestrato e che il Signore non ha mai ammaestrato ancora i Suoi discepoli e ancora i Suoi discepoli non hanno ammaestrato, ma che la gente... Usa queste dottrine e usante il nome del Signore senza che il Signore gliel'ha comandato o li ha ammaestrati. Perciò, miei cari, io non so quale dottrine voi seguite. Se avete una Bibbia e se voi dite di credere in Dio e in Gesù Cristo il Figlio di Dio, miei cari, allora sappiate che c'è una sola Bibbia. Ci sono gli stessi insegnamenti per voi, per noi e per il mondo intero. E se voi seguite insegnamenti erranti, fate una grande mancanza all'anime vostra. Perciò il Signore vi sfida a voi cattolici, romani, a voi testimoni di Dio, a voi mormoni, giudei, musulmani. Chiunque voi dite di credere nel Dio di Israele e dite di credere in Gesù Cristo, il Signore ci ha maestrati le stesse dottrine. Perciò questo è il volere del Signore che nessuno sia ingannato, ma che ognuno di noi che crede veramente in Dio e in Gesù dobbiamo seguire i Suoi insegnamenti. Perciò, miei cari, se facciamo questo ancora voi... Fate un bene all'anime vostra, ma se voi seguite dottrine che il Signore non ha mai ammaestrato, come un giorno davanti a Dio, nel giorno del giudizio, potrete dire, Signore, io ho seguito le tue dottrine, io ho seguito la Tua parola. Io mi sono cibato dalla Tua parola e ho messo in pratica la mia parola. Mi care beato, dice, il Signore, con l'uomo che può rispondere al Signore e dire Signore, tu sai che ho fatto il tuo volere. Perciò miei cari, esaminate le anime vostre affinché non siate in disaccordo nel giorno del giudizio davanti al Padre Eterno. Miei cari, questa è una grande mancanza se fate questo all'anime vostre. Il Signore dice che l'uomo può essere ignorante di molte cose. Ma di una cosa non può essere ignorante e non ha scusa, cioè di conoscere la volontà di Dio. Perché il Signore ce l'ha data scritta, affinché Satana o il mondo o noi stessi non ci possiamo incannare e non possiamo essere incannati. Per questo Gesù, anche quando fu tentato da Satana, lui gli rispose al diavolo e gli disse è scritto. Perciò, miei cari, l'unica maniera di sapere se voi veramente seguite il Signore e fate piacere al Signore e se quello che voi credete e di quello che voi vivete viene dalla bocca del Signore, cioè che è scritto nella Bibbia. Miei cari, dice il Signore ancora, se non è scritto allora non è da Dio, ma è da diavolo, perciò miei cari esaminate voi stessi, se il Signore vi dice di pregare alle statue, o il Signore, scusate, <coughs> vi dice di pregare a Maria, o se il Signore vi dice che potete pregare il Rosario, oppure pregare ai morti, oppure andate in Purgatorio dopo la morte, e se questo è scritto, è allora fatelo. Ma se non è scritto, dice il Signore, perché fate queste cose? Perché andate contro Dio? O ancora i musulmani che credono in un'altra Bibbia e no la parola di Dio? E ancora i mormoni che dicono che Gesù e Satana sono fratelli? Ancora i testimoni di Dio dicono pure che Gesù e Satana sono fratelli? Miei cari, state attenti a quello che ascoltate e a quello che credete. Perciò, miei cari, dice il Signore, se non è scritto, viene da Dio. Diavolo. Perciò, miei cari, il Signore vi sfida non noi e neanche io, ma il Signore, affinché voi siate d'accordo al Signore. Se avete una Bibbia e non l'aprite, allora voi rimarrete ignoranti delle cose di Dio e il Signore dice nel giorno del giudizio, nessun uomo avrà scusa. Perciò, miei cari, non aspettate che io venga nelle vostre case per ammaestrarvi o qualcuno. Uno in particolare perché il Signore dice che chiunque cerca trova chiunque bussa gli sarà aperto e chiunque chiede gli sarà dato e ancora è scritto nella parola di Dio dove il Signore il Padre Eterno e il nostro Dio ci dice che negli ultimi tempi nessun uomo avrà bisogno di andare a chiedere a un altro uomo cosa dice il Signore perché il Signore stesso ci ammaestrerà Perciò, miei cari, se voi volete conoscere il volere di Dio, il Signore stesso vi ammaestrerà. Sta a voi avere fede, aprire la sua parola, leggerla e lasciare che il Signore vi scibbi e vi porta all'intendimento e alla sua conoscenza. Perciò, miei cari, se avete veramente fede, voi cercherete il Signore, voi desidererete camminare come il Signore vuole, ma se non avete fede, allora voi metterete ogni altra cosa prima del Signore. Ancora il Signore ci dice che chiunque ama o chiunque mette qualsiasi cosa prima di Dio, non è degno di Dio. Perciò, miei cari, state attenti. Non c'è cosa più importante della vostra vita e della vita di tutti gli uomini sulla terra è quello di amare il Signore con tutto il cuore, l'anima, la mente, la nostra forza e di mettere il Signore al primo posto, non all'ultimo posto. Perciò, miei cari, io vi domando, e il Signore? al primo posto nella vostra vita? O il Signore è all'ultimo posto della vostra vita? Cioè, cercate il Signore quando avete il tempo a disposizione. Miei cari, fate un gran male a voi stessi. Perciò, miei cari, ancora vi preghiamo e speriamo che i vostri cuori siano disposti ad ascoltare quello che vi dice il Signore questa sera. E vogliamo leggerlo nel libro di Luca. Incominceremo nel capitolo 12, cominciando dal verso 35 fino al verso 48. E questa è la parabola dei servi vigilanti. Ascoltate come vuole Signore che voi siate e ancora noi. Così dice il Signore. I vostri lompi siano cinti e le vostre lampade accese. E siate simili a coloro che aspettano il loro padrone quando ritorna dalle nozze, per aprirgli appena egli arriva e bussa. Perciò, miei cari, questo è il volere del Signore, e questo è il cuore che Dio ama, che siamo continuamente in aspettazione per il Signore. Miei cari, ancora, come sappiamo, è passato un altro anno. Ancora nessun uomo sa nell'ora, nel giorno, quando Gesù ha promesso che ritornerà. Ma Lui l'ha promesso e Lui ritornerà. Benedetti voi e chiunque aspetta il suo ritorno. Perciò miei cari vogliamo leggere adesso il verso 37, dove il Signore ci dice, Beati quei servi che il padrone troverà vigilanti. Perciò miei cari vuol dire aspettando, Vuol dire mettendo il Signore al primo posto. Quando Egli verrà, in verità vi dico che Egli si cingerà e li farà mettere a tavola ed Egli stesso si metterà a servirli. Ascoltiamo ancora cosa dice il Signore nel verso 38. E se verrà alla seconda o alla terza vigilia e li troverà così, Beati quei servi. Ora sappiamo questo, se il padrone di casa sapesse a quale ora viene il ladro, veglierebbe e non si lascerebbe forzare la casa. Perciò, miei cari, il Signore ci parla con parole semplici, finché ogni uomo possa intendere. Ascoltiamo ancora cosa dice dal verso 40 fino al 48 quello che ci dichiara il Signore, non noi uomini e neanche voi, ma quello che Dio ci ha dato scritto affinché viviamo della sua parola. Così dice il Signore nel verso 40. Anche voi dunque siate pronti, perché il figlio dell'uomo verrà nell'ora che non pensate. E Pietro gli disse, Signore, questa parabola la dice a noi soli, o per tutti? E il Signore disse, chi è dunque quell'amministratore fedele e saggio, che il padrone costituirà sui suoi domestici per dare loro a suo tempo la porzione di viveri? Beato quel servo che il suo padrone arriva, troverà a far così. Perciò, miei cari, il Signore vi vuole trovare facendo la sua volontà. Miei cari, il Signore non vi vuole trovare nei casinò. Non vi vuole trovare facendo la droga. Non vi vuole trovare umbriacandovi. Non vi vuole trovare nell'adulterio. Il Signore non vuole trovare uomini che dormono con uomini. O donne che dormono con donne. Oppure trovarvi mentre che rubate. O mentre che fate il rosario, o mentre che pregate a Maria, o mentre che pregate alle statue, il Signore vi vuole trovare fedeli a Lui. Miei cari, ma se non conoscete qual è la fede, come potete voi essere fedeli davanti al Signore? Miei cari, domandate a voi stessi, conoscete voi la vostra fede? Miei cari, questo è un anno nuovo. Chissà che il Signore non punga i vostri cuori e voi deciderete questo nuovo anno di avvicinarvi più al Signore. Di dire, Signore, voglio conoscere questa Bibbia, voglio leggerla io stesso. Sono stanco di sentire la gente che dice questo è scritto, questo viene da Dio e questo non viene da Dio. Perciò, miei cari, anch'io un tempo ero stanco di ascoltare la gente che diceva cose uno diverso dagli altri e così incominciai a leggere la Bibbia e mi accorsi che la Bibbia diceva le cose rette, ma la gente le cambiava e le storceva e le metteva in una maniera sbagliata, perciò miei cari il Signore parla al mondo intero alla stessa maniera, siamo noi come un padre, quando chiede ai figli di fare un, un lavoro, lo chiede a tutti alla stessa maniera, e c'è il figlio che lo fa, il figlio che non vuole farlo, e il figlio che è ribelle e non vuole sapere. Ma chi trova la benedizione davanti al padre è colui che ascolta quello che suo padre gli dice e poi lo fa. Perciò, miei cari, se voi dite di essere fedeli, ma non fate quello che dice il Signore il Padre Eterno. Come potete dire che siate, siete fedeli? Come potete dire un giorno davanti al Signore, Padre Eterno, io ho fatto quello che tu mi hai chiesto? Miei cari italiani, state attenti, perché il popolo italiano è un popolo col collo duro e col cuore di pietra. Io mi accorgo giornalmente che molta gente, <coughs> scusate, si convertisce al Signore, ma gli italiani sono gli ultimi. Io non so il perché, ma il Signore solo conosce i cuori degli uomini. Mie cari, non è il volere di Dio. Il Signore dice, anzi, pregate affinché il Signore vi dia un cuore di carne, un cuore che ascolta i consigli di Dio e che si prosta davanti a Dio e che cerca Dio. Miei cari, dice il Signore che il Signore chiama ogni uomo a se stesso, ma sta l'uomo a dire «Sì, Signore, eccomi, io voglio seguirti, io voglio conoscerti». Miei cari, se non avete mai letto una Bibbia, non è per volontà di Dio, ma per volontà stessa vostra. E anche perché Satana vi incita a non cercare il Signore, perché Lui vi vuole portare alla perdizione. Perciò, miei cari, come leggiamo il testo del giorno, cosa aspetti nell'anno nuovo? Cosa aspettate voi, miei cari, in questo anno nuovo? E ancora il Signore ci dice, sii sì vigilante, cioè aspettando il ritorno del Signore. E ancora il Signore ci dice, beato l'uomo che aspetta il ritorno del Figlio di Dio. Perciò, mi cari, vogliamo leggere ancora qui per volontà del Signore il verso 44. In verità vi dico che lo costituirà su tutti i suoi beni. Ma se quel servo dice in cuore suo, il mio padrone tarda a venire, e comincia a battere i servi e le serve, e a mangiare e a bere e a ombriacarsi, il padrone di quel servo verrà nel giorno in cui non se lo aspetta e nell'ora che egli non sa, lo punirà, punirà severamente e gli assegnerà la sorte con gli infedeli. Perciò, miei cari, domandate a voi stessi, quello che voi fate è secondo il volere di Dio? È quello che Dio vi ha comandato di pregare la Madonna? È il volere di Dio che Dio vi ha, e Gesù e gli Apostoli e Maria vi hanno ammaestrato di pregare a loro? E se non lo è, perché lo fate? Miei cari, state attenti. Non siate come il servo malvagio qui che abbiamo letto nel verso 45 che dice nel cuore suo Il mio padrone tarda e incomincia a battere e i servi e le serve e a mangiare, a bere e a umpriacarsi. Perciò, miei cari, non prendete la legge la vostra fede. E non dite a voi stessi Questo mi ha imparato mio padre e mia madre, questo mi hanno imparato i preti, perciò questo seguirò. Anche se sono nell'errore. Miei cari, come potete rispondere in questa maniera? Non vi accorgete quale male fate voi stessi? Se quello che fate non è giusto davanti a Dio, a che vi serve? Non sarà Dio a giudicarvi? O saranno i preti a giudicarvi? O sarà Maria a giudicarvi? O saranno i santi a giudicarvi? No, miei cari, la parola di Dio ci dice è scritto: che sarà Gesù Cristo a giudicare il mondo intero, perché così è il volere del Padre. Perciò miei cari, se Gesù è il vostro Signore, come ancora Lui è il mio Signore, perché non fate quello che Lui vi ammaestra? Gesù non ha mai ammaestrato, non ha mai detto a nessuno di pregare a Sua madre, non ha mai detto a nessuno di pregare a Pietro o a Paolo o agli Apostoli. Gesù non ha anche detto di pregare a Lui, ma solo al Padre. Perciò, miei cari, cosa aspettate in questo anno nuovo? Cosa volete che il Signore faccia per voi? Miei cari, quello che il Signore vuole fare per voi è quello di mettervi nella sua via giusta. È quello che voi aprite i vostri cuori e siete d'accordo a Dio. Miei cari, non ridete, non scherzate, non dite, ma allora i preti non sanno niente. Rispondete a voi stessi. Sanno i preti quello che vi è maestro? Sono i preti d'accordo a quello che Gesù ha maestrato? E se non sono d'accordo, perché li ascoltate? Perché continuate a seguire la via errante e non volete seguire la via giusta? Gesù gli disse ancora, in quel tempo, quando il Signore amministrava i popoli: Gli disse, Io vi dico la verità, ma voi non l'accettate. Perciò, miei cari, voi ancora ascoltate la verità questa sera per volontà di Dio, ma state anche voi rifiutandola? State ancora voi, come disse il Signore Gesù, che voi udite la verità ma non crederete? Avete così cuori così duri che non vi interessa dove l'anime vostre spenderanno l'eternità? Miei cari, state attenti, perché ci dice la parola del Signore è scritto che dall'inferno non si potrà più uscire. Il Signore ci dice nella parabola di Lazzaro e del ricco che quando il ricco si trovò nell'inferno né lui poteva andare da Lazzaro perché Lazzaro aveva creduto, era col Signore, col padre Abramo e nel Lazzaro poteva and andare dal ricco perché c'era un vuoto e una separazione fra quelli che vanno col Signore e quelli che vanno all'inferno. Mie cari, il Signore vi ama con un amore eterno, e il suo volere e il suo desiderio è quello che gli uomini, non che periscano, ma che siano salvati e che credono nella verità, che credono in Lui». E possono avere la vita eterna. Perciò miei cari in questo anno nuovo ancora il Signore vi sta chiamando. Ancora il Signore vuole liberare dalle tenebre. Ancora il Signore vuole spezzare le catene che vi tengono legati nella menzogna. Ancora il Signore vuole liberare delle religioni e vi vuole dare la verità. Miei cari, il Signore non è una religione. Il Signore Dio vuole una relazione fra noi uomini e Lui. Come ancora noi uomini vogliamo una relazione uno con gli altri, affinché possiamo conoscerci uno con gli altri. E per conoscere Dio, Lui conosce noi, ma dobbiamo anche noi conoscerci conoscere il Signore e in questa maniera dice il Signore possiamo conoscerlo per la sua parola, perché lui ci dichiara tutto quello che compiace al Signore e tutto quello che Dio odia e Dio odia le falsità e Dio odia le menzogne e Dio odia che gli uomini seguono leggi e comandamenti e dottrine che Dio non ha mai dato. Il Signore desidera essere ubbidito, il Signore desidera che noi poniamo la nostra fede, voi tutti, in Lui, non sugli uomini, perché chi è l'uomo? Miei cari, è l'uomo che ci ha creati. È l'uomo che comanda nel cielo e nella terra e ogni cosa è soggetta a loro o è soggetta a Dio. Mie cari, il Signore ci dice nella sua parola che i cieli, la terra e tutte le cose in esse sono soggetti a Dio. Perciò, mie cari, non dobbiamo temere gli uomini, dice il Signore, ma dobbiamo temere Dio perché Lui ci dà la vita e lui ce la può togliere perciò miei cari è lui che giudicherà voi a me e al mondo intero perciò miei cari non c'è più tempo gli anni passano e il ritorno del Signore è vicino il Signore ritornerà come lui ci ha promesso sulla nuvola per rapire la sua chiesa cioè chiunque sarà trovato fedele cioè chiunque avrà seguito le giuste dottrine Chiunque ha fatto piacere a Dio e non agli uomini o a se stesso, chiunque non sarà trovato nel peccato, ma sarà vigilante aspettando il ritorno del suo Signore. Come abbiamo infatti letto nel verso 2, dove il Signore dice, siate simili a coloro che aspettano il loro padrone, quando ritorna dalle nozze, per aprigli appena egli arriva, e bussa. Perciò, miei cari, dove sono i vostri cuori? Rispondete a voi stessi. Miei cari, non tardate a fare un patto col Signore, di accettare il patto del Signore, perché questo fu il patto che Gesù fece coi Suoi discepoli quando lui diede la sua vita prima di essere messo in croce, che mangiò l'ultima cena con i Suoi discepoli e disse: questo è il mio patto nuovo che io faccio fra me e voi, che chiunque mangerà di questo corpo e berrà di questo vino avrà la vita eterna, cioè chiunque avrà creduto quello che Dio ha dichiarato del suo Figlio Gesù Cristo, che Lui è il Messia, che Lui è il Salvatore del mondo e per la sua morte noi possiamo ricevere la vita e per i suoi, le sue sofferenze le sue levitù dice ancora il signore possiamo ricevere guarigione perciò miei cari non c'è altra maniera per ricevere rimessione per i nostri peccati per ricevere misericordia per ricevere la salvezza per le nostre anime e per avere la vita eterna bisogna che ogni uomo si venda creda che Gesù è figlio di Dio, che Lui si è dato in sacrificio per i nostri peccati, che è morto ed è risuscitato il terzo giorno. Perciò, miei cari, tutto questo è il volere di Dio. E questo è l'amore di Dio che ha dato il suo ungendo figliolo a morire ancora quando noi tutti eravamo nemici di Dio, quando ancora noi tutti eravamo nel peccato. Perciò, miei cari, state attenti a quello che voi cercate e cosa vi aspettate in questo anno nuovo. La mia speranza e la mia preghiera per voi tutti paesani è quello di che voi vi convertite al Signore e siate salvati insieme con le vostre famiglie e i vostri figli per ricevere la vita eterna. Miei cari, disse il Signore ancora, Beato l'uomo che ha questa speranza in sé, cioè che crediamo che un giorno riceveremo la promessa che Dio ci ha dato per Gesù Cristo, che Gesù disse questa è la promessa che, io, che voi e io vi ho dato, che il Padre vi ha dato, che avrete la vita eterna. Perciò miei cari sapete questa speranza in voi, benedetti voi. Ma se non avete questa speranza, a che cosa vale quest'anno nuovo? A che cosa vale la vostra vita? Perciò miei cari, voglio leggere adesso il verso 47-48 e poi il eh, Signore volere leggere anche altri passaggi, sempre nel libro di Luca, finché il Signore accolmi i vostri cuori della sua parola e vi guidi e voi possiate dire Signore sì. Io ti seguirò. E leggiamo adesso il 47 e ecco il 48. E quel servo che ha conosciuto la volontà del suo padrone, e non si è preparato e non ha fatto la sua volontà, riceverà molte battiture. E ancora dice il Signore nel 48. Ma colui che non l'ha conosciuta, se fa cose che meritano le battiture, ne riceverà poche. A chiunque è stato dato molto sarà domandato molto, e a chi molto è stato affidato molto più sarà richiesto. Perciò, miei cari, stiamo attenti, perché il Signore non vuole che siamo ignoranti delle cose di Dio. Perciò, miei cari, adesso vogliamo leggere sempre nel libro di Luca e vi invitiamo di leggere la parola di Dio <coughs> insieme a noi Affinché siate confinti che quello che leggiamo veramente viene dalla parola di Dio. E no che lo scriviamo noi, e non che lo interpretiamo noi, ma lo leggiamo direttamente, lasciamo che il Signore vi detti il suo volere. E leggiamo adesso nel libro di Luca, capitolo 9, leggeremo dal verso 23. Fino al 27. Ascoltate miei cari, quello che il Signore vi dice. Perché il Signore dice la sua parola: è cibo di vita eterna. È benedetto colui che ne mangia, perché in essa c'è la vita eterna per l'anima nostre. Così dice il Signore, del prendere la propria croce. Poi disse a tutti: se qualcuno vuole venire dietro a me, rinneghi se stesso, prenda ogni giorno la sua croce e mi segua, perché chi vorrà salvare la sua vita la perderà, ma chi perderà la sua vita per causa mia la salverà. Perciò miei cari, cosa vuole il Signore in questo nuovo anno per voi? È quello che voi seguate Gesù. Seguite il Signore e, miei cari, dice il Signore che se siamo disposti a seguirlo e a dare la nostra vita e prendere la nostra croce, il Signore dice chi vorrà salvare la sua vita la perderà. Ma chi la perderà per causa mia la salverà. Perciò, miei cari, io non so quello che voi volete fare, ma spero che voi... Accoglierete il consiglio del Signore, quello che Gesù vuole che facciate, perché volete Dio e quello che seguiamo il Suo Figliolo per condurci al Padre e nell'ora del giudizio di darci la vita eterna. Perciò, miei cari, questo mondo ci offre molti piaceri che durano solo un tempo, e poi non sono più, dice il Signore: ma il Signore ci offre la vita eterna. E per seguire il Signore, bisogna rinnegare noi stessi. Mie cari, siete voi disposti a rinnegare voi stessi in questo anno nuovo? Perciò, miei cari, se fate questo, miei cari sarete d'accordo al Signore, e il Signore vi ricompenserà nel giorno stabilito. Ma ora, per volontà del Signore, miei cari, Vogliamo leggere sempre nel libro di Luca, il capitolo 8, e leggeremo il verso 16 fino a 18. Ascoltiamo ancora quello che il Signore vuole inculcare nei nostri cuori, perché ancora il Signore ci dice che la Sua parola è luce, che la Sua parola. Ci guida nella via del Signore, che la Sua parola ci ammaestra, la Sua parola è verità, la Sua parola è vita, la Sua parola è salvezza. Perciò, miei cari, dice il Signore, beato l'uomo che non vive solo di pane, ma che vive di ogni parola che procede dalla bocca di Dio. Perciò, miei cari, non si vive solo di pane, e non si vive solo di vestimenti, perché il Signore dice che la vita è più importante dei cibi e il corpo è ancora più importante dei vestimenti, perché molta gente in questo mondo vive solo per il cibo e per i vestimenti, ma così non vuole il Signore. Il Signore vuole che abbiamo lo giusto intento è che mettiamo il giusto valore in quello che dice il Signore e non nelle cose che solo durano un tempo perciò miei cari vogliamo leggere abbiamo ancora un altro 10-15 minuti di tempo, vogliamo che il Signore ancora cibi le vostre anime. E leggiamo qui adesso nel libro di Luca, il capitolo 8, e leggeremo il verso 16 fino al 18. Così ancora ci dice il Signore. Parabola della lampada: E nessuno, accesa una lampada, la copre con un vaso o la mette sotto il letto ma la mette sul candeliere affinché coloro che entrano vedano la luce. Poiché non vi è nulla di nascosto che non sarà manifestato, né di segreto che non debba essere conosciuto e portato alla luce. Perciò miei cari stiamo attenti, che tutti noi uomini e il mondo intero quando vive nel peccato vive nelle tenebre e ci nascondiamo dalla presenza di Dio perché ci vergogniamo, ricordiamoci, miei cari ancora ci ricorda il Signore come abbiamo letto in questo momento e lo voglio rileggerlo finché il Signore vi inculchi i cuori dove dice il Signore poiché non vi è nulla di nascosto che non sarà manifestato. Perciò miei cari tutte le sporcizie, tutti i segreti dei nostri cuori. Tutte le mancanze che abbiamo fatto contro Dio un giorno saranno manifestate e chiunque non si avrà pentito sarà svergognato da Dio. Ma chiunque dice Signore si avrà pentito, il Signore perdonerà ogni nostro peccato e non lo ricorderà più. E allora, per grazia e per la fede, Credendo in Dio e Gesù, ogni nostro peccato sarà cancellato. Miei cari, non c'è amore più grande di questo. E ancora il volere del Signore, non che ci svergogni, ma che Lui nel giorno del giudizio possa dire a noi tutti, vieni, mio fedele servitore. Entra nel tuo riposo, nella vita eterna. Perché questo è quello che Dio ci vuole dare, miei cari. Il Signore non prende compiacimento per quelli che vanno alla perdizione, ma perché il Signore è un Dio giusto, dovrà giudicare ogni uomo giustamente. Perciò, miei cari, stiamo attenti, e stiate attenti anche voi tutti, che non cadete nel giudizio di Dio. Ma invece se vi pentite oggi, Oggi stesso, in questo anno nuovo, e credete in Gesù Cristo, sarete salvati. E allora il Signore dice che chiunque avrà creduto nel Padre e nel Figlio non passerà per il giudizio, ma avrà la vita eterna. Miei cari, quelli che passeranno dal giudizio sono quelli che hanno rigettato l'amore di Dio, non hanno creduto nell'unigenito Figlio di Dio, Gesù Cristo, il Signore, di cui c'è salvezza, e perdono dei nostri peccati e la vita eterna per quanti che crederanno in lui. Perciò miei cari ancora voglio leggere il verso 18, dove il Signore ci dice, fate dunque attenzione a come ascoltate, perché a chi ha, a chi ha sarà dato, ma a chi non ha sarà dato tolto anche quello che pensa di avere, perciò miei cari il Signore ci rivela il suo volere perfetto, finché i nostri cuori possono dire sì al Signore e non possiamo continuare nella via malvagia, perché il Signore ci benedetto l'uomo che lascia la via malvagia e segue il Signore perché il Signore gli darà la vita eterna perciò miei cari volete Signore per questo anno nuovo per voi e il mondo intero è quello che l'uomo lasci la via malvagia è quello che l'uomo si convertisca al Signore e che sia salvato e che la promessa di Dio possa dimorare nella vostra vita finché nel giorno quando il Signore, non sappiamo l'ora quando il Signore chiederà l'anime nostra, o quando il Signore ritornerà sulla nuvola per aprire la sua chiesa, allora abbiamo creduto sì che, che il Signore ci chiama prima del ritorno di Gesù sulla nuvola, o saremo presi con Lui nella nuvola per essere con Dio. Per l'eternità, perciò miei cari, questo è l'amore di Dio, e a questo dice il Signore che lui ha mandato il suo figliolo Gesù Cristo nel mondo, non per condannare il mondo, ma affinché il mondo per lui possa essere Salvato. Perciò miei cari lo voglio rileggere, il verso 18, dove il Signore ci dice, fate dunque attenzione a come ascoltate, perché a chi, ha, a chi ha sarà dato, ma chi non ha sarà tolto anche quello che pensa di avere, cioè chi ha creduto gli sarà dato, ma chi non ha creduto anche quello che ha il Signore glielo toglierà. Perciò, miei cari, ascoltate col cuore, con un cuore, as, con, con aspettazione. Ma ancora, miei cari, se voi non leggerete mai la Bibbia, come farete conoscere il volere di Dio? Perciò, miei cari, ancora dice il Signore che non possiamo conoscere le cose di Dio se prima non siamo convertiti. Perché il Signore ci dice che l'uomo carnale intende le cose della carne, ma l'uomo spirituale intente le cose dello Spirito cioè il volere di Dio. Perciò miei cari per intendere le cose di Dio bisogna essere convertiti, bisogna prima credere, bisogna accettare Gesù come nostro Signore e Salvatore e allora il Signore aprirà i nostri cuori, la nostra mente e si rivelerà in noi perché lui sa che abbiamo creduto. Miei cari se non siete convertiti Oggi, in questo anno nuovo, spero che questo sia il vostro volere, perché questo è il volere di Dio per il mondo intero. Miei cari, gli anni passano e i giorni scorrono velocemente. La malvagità sulla terra aumenta ogni giorno. E molta gente, anche fedeli, si allontana da Dio. Ma il Signore ci dice: Beati coloro loro» Che hanno perseverato per la fede fino alla fine. Perciò miei cari, questo è il volere del Signore, che voi crediate e siate salvati e che perseverate fino alla fine. Ma ancora dice il Signore, dobbiamo essere vigilanti, cioè aspettando il ritorno di Gesù. E lo voglio rileggere nel libro di Luca, il capitolo 12, verso 35 fino a 48, dove il Signore ci dichiara del suo ritorno. Perciò, miei cari, ancora abbiamo un un'altra dieci minuti e ancora vi vogliamo annunciare, per farvi sapere a voi che ci ascoltate qui in America e ancora nel mondo intero, che se voi mettete nel vostro sito, nei vostri computer, il www.com e poi mettete W E T H e poi TV tutto insieme e mettete .com potete ascoltarvi questi messaggi in ogni momento a vostra convenienza nel vostro computer perciò se volete ascoltare questi messaggi che il Signore vi dà grazia di udire affinché Possiate essere guidati dal Signore, finché possiate essere benedetti dal Signore, affinché possiate essere d'accordo al Signore, affinché possiate conoscere il Signore e ricevere la vita eterna nel Suo Figlio. Vi preghiamo, se avete una penna nelle vostre case, ve l'ho detto ancora un'altra volta, nel vostro compiuro mettete www.we. Th.com. Quando si aprirà la pagina mettete on demand e poi fate click uh, show e poi vedrete la mia foto e ci saranno due tre programmi, due o tre differenti messaggi. Potete fare clic in qualsiasi di questi messaggi e potete ascoltarli. A vostro piacere, quante volte volete. Purtroppo, se seguite questo programma sulla televisione, potete solo seguirlo, eh, spero che molti di voi lo sapete. Il lunedì in diretta, come siamo questa sera, dalle 7 alle 8, poi il mercoledì, dal, mi sembra, dalle 9 alle 10 di sera, e poi il venerdì, dalle 5 alle 6. Però, grazie al Signore per questo internet, adesso tramite il computer, se voi mettete quel sito che ho appena dichiarato, lo dichiaro ancora un'altra volta, www.wethhtv.com potete ascoltare questo, questi messaggi continuamente. E spero che li ascolterete non per ascoltare me, per ascoltare la parola di Dio, per avvicinarvi al Signore, per farvi cibare al Signore, perché il Signore ci dice che la sua parola è cibo di vita eterna. E benedetti chiunque si cibba dalla parola di Dio, perché la parola di Dio dà vita a noi tutti e ci guida nella luce e ci fa camminare nel volere del Signore e ci fa conoscere il suo volere perfetto miei cari abbiamo appena un sette minuti dopo che vi lascerò e vi saluterò con la pace a voi tutti vi prego di ci saranno tre minuti di musica vi prego di ascoltarla perché è una grande benedizione di ascoltare anche quando ci sono i cantici che lodano il Signore perché anche questo e il volere di Dio, che noi lodiamo il Signore, con candici ancora, essendo ubbidiente al Signore. Noi lodiamo e adoriamo il Signore, facendo la Sua volontà ogni giorno, affinché il Signore si compiace con noi, perché Lui ama il bene, ma odia il male. E chiunque fa il bene, dice il Signore, Fa piacere al Signore, ma chiunque fa male, dice il Signore è contro Dio. Perciò, miei cari, volete il Signore, è che facciamo il bene e noi il male. Miei cari, abbiamo appena appena mi eh, sembra due minuti, perciò vi vogliamo salutare eh, con la speranza che la parola del Signore vi abbia benedetto e che siate vigilanti in questo anno. Nuovo. Perciò miei cari, come vedete dietro le mie spalle il messaggio del giorno, cosa aspetti nell'anno nuovo, ma ancora vedete nel secondo. Nel secondo rigo dove dici sii sì, vigilante questo è il volere di dio che ogni fedele sia vigilante aspettando il ritorno del suo signore perché Gesù il nostro signore ce l'ha promesso che lui alla stessa maniera che fu preso e salì in cielo sulla nuvola ritornerà alla stessa maniera. Questo gli dissero gli angeli ai discepoli. Cioè perché avete i vostri sguardi, i vostri occhi fissati in cielo? Non sapete che alla stessa maniera che Gesù è salito in cielo, ritornerà. Perciò andate e predicate questo Vangelo nel mondo intero. E la stessa maniera che voi l'avete visto salire in cielo, lui ritornerà perciò miei cari questo è volere Signore che guardiamo sempre in cielo al Signore aspettando il ritorno del nostro Signore e lo voglio leggere in chiusura e siate simili a coloro che aspettano il loro padrone quando ritorna dalle nozze per aprirgli appena egli arriva e bussa perciò miei cari spero che i vostri cuori siano fissati al Signore miei cari il Signore vi ama con un amore eterno. Anche se voi non lo amate, miei cari, e il mondo intero odia il Signore perché non sa il male che fa contro Dio, il Signore vi ama ugualmente. Anche se voi non lo amate, Lui vi ama come un padre che ama i figli e ancora la moglie e ancora la famiglia, anche quanto loro non sanno apprezzarlo. Perciò miei cari, a risentirci signore a signore volere il prossimo lunedì a questa stessa ora e ancora se potete vi preghiamo di ascoltare questo programma ancora il mercoledì dalle ore 9:10 di sera e ancora il venerdì dalle ore 5 alle 6 e ancora vi preghiamo se avete tempo di prendere una penna, di appuntarvi, eh, se volete con, anche uh, ascoltare questo programma tramite internet, possiate mettere nel vostro sito eh, www.weth.com e potrete ascoltarlo a qualsiasi momento del giorno. Ma vi vogliamo ricordare che dovete anche, quando aprite la pagina, di mettere On Demand. Fate click lì, e poi da lì dovete anche mettere, fare click show, e mostreranno diversi vari show, potrete vedere eh, la mia faccia, eh, riconoscere, e eh, potete vedere anche il testo del... Dell'Evangelizzazione Gesù Cristo, Gesù è la risposta, e potete fare clic e ascoltare di nuovo questo messaggio se vi fa piacere. Perché volete, il Signore, che ci dobbiamo nutrire dalla parola di Dio continuamente. Il Signore vuole che dobbiamo meditare nella Sua parola notte e giorno. Il Signore dice che i nostri cuori siano sempre fissati al Signore. Perciò, miei cari, vi saluto nella pace e spero e pregherò sempre per voi, popolo italiano, che il Signore vi ha messo nei miei cuori: di pregare per voi, le vostre famiglie, finché voi fate la scelta di dire sì al Signore, di crederlo e di seguirlo. Perciò, miei cari, ogni uomo, dice il Signore, che viene al Signore deve venire di sua stessa volontà. Il Signore non ci costringe a venire a Lui, Lui ci chiama e Lui vuole che tutti veniamo a Lui. Ma il Signore dice che ogni uomo deve fare la sua scelta. Sì, che vuole seguire il Signore ed amarlo con tutto il cuore, l'anima, la mente, con tutta la forza. O di non voler credere in lui. Il Signore desidera tanto che noi lui ci ha creati per il suo compiacimento e il suo volere è quello che anche noi possiamo amare anche a lui. E questo è anche il volere degli uomini che desideriamo nella nostra vita è quello che qualcuno anche possa amare a noi. E il volere di Dio è quello che noi ci amiamo uno con gli altri, perciò miei cari tutto il volere di Dio è perfetto, tutto il volere di Dio è amore, è salvezza, e vita eterna per tutti gli uomini, perciò beato l'uomo che crede, manco Ma dice il Signore in vano ha vissuto l'uomo che non crede, perciò miei cari spero che ascolterete adesso l'inno che seguirà dopo la... Che, vi lasceremo e che sia anche di benedizione, ma ancora maggiormente, miei cari, la benedizione viene da Dio, viene tramite l'udire della parola di Dio. Così conosciamo il Signore, il nostro Dio, per la Sua parola, perché Lui si è dichiarato e Lui si è manifestato per la Sua parola, affinché ogni uomo possa Conoscerlo. perciò miei cari vi preghiamo se ancora avete una penna e volete appuntarvi di nuovo il sito è www.weth.com mettete questo e potrete ascoltarci a qualsiasi momento posso il Signore benedirvi e darci grazia di risentirci ancora la prossima settimana. Amen, en amen, en amen.